Lisa è di nuovo qui. Io non ce la faccio più con lei. È davvero una bulla. Oh oh, la piccola Dani non riesce a stare in piedi. Che peccato. Aia, ma lo hai fatto apposta, mi hai fatto cadere. Tu sei proprio una bulla, io non ti sopporto più. Ciao, brava. Ciao, no, aspetta un secondo, mi sa che è successo qualcosa in cucina, vieni. Oh no, Roby, è caduta Dani. Dani? Oh no, Dani, ti sei fatta male. Mi sa che sono state le tue scarpe a farti inciampare, non te le sai allacciare molto bene. Forse dovremmo chiamarti Dani Sbadatina. Dani Sbadatina. Sbadatina. Cade dalla sera alla mattina. Non ci credo, adesso mi prendete anche voi in giro. Ma lei deve essere Lisa, la vostra amica. Sembra molto simpatica. Sì. Ciao Lisa, sono Fra. Lui è Fra. Ciao Fra, sono molto contenta di conoscerti. Diventeremo sicuramente grandi amici. Sì, anche stai secondo... zitto e cammino, devo parlarti. Fra, tu forse ancora non hai capito. Lisa è una vera e propria bulla. Non devi fidarti di lei. E prima che ti faccia il lavaggio del cervello, devi ascoltarmi. Hai capito? Sì, ho capito. Mi fiderò di te. Bravo, Fra. Lisa, tranquilla. Oggi me lo sento. Riuscirai a fare amicizia con Dani. Non lo so, fino adesso non si è dimostrata una grande amica. No, è un po' timida, ma quando si scioglie è una piccola polpetta! Cosa? La chiami polpetta? Interessante! È stata lei a farmi cadere oggi! Ha fatto leggere anche il mio diario segreto e mi prende in continuazione in giro! Io non la voglio più in casa mia e dobbiamo trovare una soluzione! Sai, Dani, però è molto brava a fare la finta amica. Lo so, è davvero brava a fingere ed è per questo che è molto pericolosa. È proprio una bulla. Quindi vorresti il mio aiuto per cacciarla di casa? Esatto, bravo, perché se Roby non capisce che è una bulla, non possiamo cacciarla di casa. Vero. Quindi, Fra, dobbiamo dimostrare a Roby che Lisa è una bulla. Dani, aspettavi qualcuno? Salve! Salve? Salve! Dani, lì chi è? Sono il tecnico delle telecamere! Il tecnico delle telecamere? Sì, proprio io! Il più esperto al mondo! Telecamere! Telecamere! No, non abbiamo chiesto nessuna telecamera! No, prenotazione, ho avuto una prenotazione da parte di Dani! Dani, c'è un tecnico della telecamera! Vado a contare la telecamera! No, non può fare dei lavori in casa! Dani, si arrabbia se non ha chiesto niente! Prendere misure! Quanto c'è Dani! Telecamere? Qui ci deve essere lo zampino di Dani! Dani, hai chiamato tu il tecnico delle telecamere? C'è un tizio pazzo che vuole montare telecamere in casa nostra! Oh? È arrivato? Sì che è arrivato, è entrato dentro casa nostra e sta già iniziando a lavorare! Oh no, senti il rumore del trapano! Oh, perfetto, ma assomiglia a qualcuno che conosci? Qualcuno che conosco? Ma no, che non assomiglia a nessuno che conosco! Sembra più che altro un pazzo uscito da un manicomio! Ah, ok! No, tranquillo Roby, deve solo fare il suo lavoro! Ma quindi, hai chiesto tu queste telecamere? Scusi? Scusi, ma dica. Questa telecamera qui è quella che funziona con il filo per far vedere tutto il video? Ma lei come lo sa? È un'esperta di telecamere! Mi interessa molto! Questa è una telecamera moderna, modernissima, fantastica! È proprio questo cavo nero che la fa funzionare! Grazie mille, ottimo! Di nulla! Non so se l'avete capito, ma sono Fra! E con queste telecamere Dani potrà registrare tutto quello che succede in casa! Oh, salve signor elettricista! Vedo già che ha sistemato la prima telecamera! Ma è bruttissima! Ma ti pare che vogliamo una telecamera così in mezzo al nostro soggiorno? Beh, Roby, è fondamentale sapere tutto quello che accade qui in casa nostra! Ok, ma potevi chiamare uno migliore di questo cialtrone! Dimmi. Si può sapere perché parli così? Perché vengo da Trapani! Oh, sei sempre il solito. Beh, sistema, continua a lavorare. Ma cosa fa? Non ha
vita è storta, altrimenti mi buca tutto. Scusi, ma lei che lavoro fa? Da youtuber. E io cosa faccio? L'elettricista, credo. Bravo, ma no, io so cosa ne sa come si fa così. Ma no, io nelle migliori scuole di cameralogia. Ma può fare questo? Mi sta rovinando il mobile. Il mobile è prezioso. Mi devo concentrare, è importante. Ravanare bene quale wifi è difficile. Ma poi, ma chi l'ha chiamata lei? Ma si può sapere quale agenzia fa questi? Un'agenzia importante. Lei è proprio un centro, ne vada via di casa. Ma come? Ma come va? Ma cosa fa? Io sta rossa per la centrale. Robert, devi lasciarlo lavorare. L'ho chiamato io. No, non ti preoccupare. Monterò io le telecamere molto meglio di questo. È il mio momento. Ma lo faccio adesso, meglio io. Ma non ho più niente di te. Ma dove hai trovato questo tipo? Ecco fatto. Se per piacere se ne va, poi finisco io il lavoro. In realtà ho finito. Ma come è finito? Tutto questo tempo a litigare su chi deve finire il lavoro e lei è già finito. Vabbè, ma lei mi stava dicendo cose che non deve dire. Io vado, salve. Ma quindi ora funzionano le telecamere? Funziona tutto alla perfezione. Bravissimo. Non vedo l'ora di incastrare quella bulla. Lisa, hai visto la nuova telecamera? Ora non fai più la bulla. Ehi, ma cosa stai facendo? Guarda che ci sono le telecamere! Non ci posso credere! Avete visto tutti? Guardate, mi ha attaccato la sua cingomma qui, proprio sulla mia testa! Ok, fai vedere a tutti la ripresa allora. Anzi, guarda, ti li chiamo io. Robby, Fra! Cosa sta succedendo? Ah sì, ora vado a prendere la ripresa. Lisa, ci hai chiamato? Dobbiamo giocare assieme, Dani, che ci fai con una gomma in testa? Sì, infatti, cosa ci fa? Cosa ci faccio? Ora ve lo faccio vedere. Un momento, ma la telecamera è staccata! Oh no, non ci posso credere! Anche questa volta mi ha incastrato! Ve lo giuro, guardate, è stata Lisa! È stata la bulla a farmi questo! Dani, ma che cos'hai in testa? Non sai più come si masticano le gomme? Dani, le gomme da masticare si mangiano così, guarda! Ma cosa stai facendo? Quello... So fare anche i palloncini, guarda! Quello era di Lisa! Cosa? Non è vero, Lisa non sapeva niente di questa gomma. E quindi non accusare le nostre amiche ingiustamente. Te lo dimostrerò, mio caro Robby. Ah, che schifo! Dani, ma che c'è? Che cosa? Fra, serve un altro piano. Sì, Lisa, deve aver capito tutto e quindi ha manomesso la telecamera. Sì, è una furbetta, Lisa. Ma quindi che cosa facciamo ora? Quella si vedeva troppo. Dobbiamo metterla da qualche parte, non so, dentro un mobile, oppure dentro una pianta, o anche dentro il televisore. Aspetta, una pianta hai detto? Oh! Una pianta? Sì, sì, un piano! Dani, quando ti ho consigliato di utilizzare una pianta, non intendevo io vestito da pianta! Ah, sei perfetto! Tieni, Fra, usa il mio cellulare, devi riprendere tutto. Sicuramente Lisa avrà intenzione di fare uno dei suoi scherzi e tu dovrai usare questo. Quindi, hai capito tutto? Tutto, sarò qui fermissimo. Ma mi raccomando, non deve capire che tu sei Fra e quindi... No, sono una pianta. Ok, perfetto. Io vado. E quella che cos'è? Sembrerebbe una pianta, ma io non l'ho mai vista qui. Devono averla portata oggi. Come l'elettricista questo mi sa che è un piano di Dani. È troppo sospetta questa pianta. Eppure sembra una normalissima pianta. Ma se faccio... No, non ride. Non deve capire che non sono una vera pianta. Fatemi provare questa cosa. Wow, che bel fogliame che ha questa vera pianta. Grazie. E è veramente una bellissima vera pianta. Adesso vado di là sul divano. Ciao, vera pianta! Ha funzionato! Non si è resa conto che non sono una vera pianta!
È tutto pronto. Fra Pianta sta registrando tutto. Ragazzi, io vado un secondo in bagno da sola perché devo fare una cosa. Ok, ma non c'è bisogno che ci dici ogni volta che vai in bagno, sai? Adesso è arrivato il momento che Dani capisca che con me non si deve scherzare. È tutto pronto, Fra. Lisa sta per arrivare. Mi raccomando, registra tutto. Rabbi, ma hai sentito l'odore buonissimo della nuova pianta che ha comprato Dani? Dani ha preso la nuova pianta che profuma? Sì, è bellissima! Secondo me dovresti andarla ad annusare. Ah, se tu mi dici che ha un buon odore, allora voglio sentirlo anch'io. Ah, ok. Oh, è vero, una pianta nuova! Vediamo come odora. Perfetto, Robby sta coprendo la telecamera. È il mio momento. Ma io non sento chissà quale odore. Ma le piante sudano per caso? Sapevo che saresti venuta, Lisa. Ehi! Non la faccio uscire mica, eh. Aprimi, aprimi! Ma perché Lisa ha detto che questa pianta profumava? Puzza pure un po'. Mi ricorda il brutto odore di Fra. Dirò a Dani di togliere questa pianta. Ehi, un momento! Ma io non puzzo! Devo liberare Dani. Dani, ora ti libero! Lisa ha lanciato la chiave nel mio fogliame! Non la trovo! Ma quindi devo rimanere qui dentro? Ma almeno hai ripreso tutto! Magari Dani! Robby ha coperto tutta la fotocamera! Cosa? Ma quindi non ho ancora nessuna prova per dimostrare che Lisa è una bulla? Muoviti allora, fammi uscire da qui! Calmati Dani, ci sto provando! Lisa, hai per caso visto Dani? Non la vedo da un sacco! Sta da tanto dentro al bagno, ma proprio tanto tanto! Deve essere proprio una caccona! Caccona perché fa un sacco di cacca! Sì, solo una caccona sta così tanto tempo nel bagno! Quando esce glielo dico! Guarda come si finge amica Robby! Vedo, vedo! Prova a fare questo saluto con me, Robby! Se non riesco a registrare Lisa mentre fa la bulla, dimostrerò a Robby che Lisa non è una vera amica. E come farai? Beh, semplice, farò finta di prendere la scossa e nel momento del bisogno lei non mi aiuterà e quindi non sarà una vera amica. Ovviamente tranquillo, farò solo finta di prendere la scossa. E voi amici, iscrivetevi al canale di Dani e Robby per questa idea geniale. Che strano! Da questa presa escono delle strane scintille. Ora controllo io, tranquilli. No, Dani, che fai? È pericoloso! È arrivato il momento. Ora dimostrerò a Robby che Lisa non è una vera amica. Ah! Oh no! Dani sta prendendo la scossa! Qualcuno faccia qualcosa! Tranquillo, ci penso io. Ah, cosa fai? Aia! Che botta che mi hai dato, Lisa! Oh, Lisa, non ci credo! Tu! Mi hai colpita! No! Hai salvato Dani! Ma cosa stai dicendo? La vedi con la scopa in mano? Mi ha dato una botta! Dani, stai prendendo la scossa e si può morire con la scossa. Infatti non bisogna mai giocare con le prese della corrente. E lei ha utilizzato uno strumento di legno, così ti ha spostato senza prendere la corrente. Lisa è una super genia, ti ha salvato la vita. Neanche questa volta. Ti rendi conto? Lisa ha finto di aiutarmi per colpirmi con una scopa. Devo dire che è stata una mossa geniale per una bulla! Sì, adesso ti sto anche a te, simpatica Lisa! No, Dani! Dai, Fra, muoviti, esci! No, Dani, no! Non esco vestito così! Ma ti dico che sarà un piano perfetto, su! No! Perché tutto a me? Così Robby penserà che sei Lisa!
Ma se ho i peli ovunque, Robby non ci cascherà mai! Sì, invece ti dico che Robby non ci fa caso a queste cose. Il piano è questo. Io andrò in cucina con Lisa e sicuramente lei farà la bulla con me. Tu invece, Fra, andrai da Robby e ti fingerai Lisa, la sua più grande amica, e poi verrete in cucina. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Perfetto, e una volta che saremo tutti quanti in cucina, Robby si renderà conto con i suoi occhi di quanto è bulla Lisa. Dani, mi stavo chiedendo, ma quindi non potevo chiamare Robby vestito da maschio? Ma no, stai zitto, andiamo ora. Ma come? Che bello, queste trecce mi sono uscite davvero bene oggi, però spero sinceramente che non venga a piovere perché l'acqua e l'umidità li rovinerebbe tantissimo. Questa volta lo batto il livello, lo giuro. Amico mio! Eh? Lisa? Oh, ciao! Ciao, posso sedermi vicino a te? Certo, vieni pure! Ti sei cambiata per caso? Sì, ti piace il mio outfit? Ma hai i tacchi, sei più alta rispetto a prima. Ah, ecco perché hai il maglioncino, perché hai i peli sulle braccia. Non guardare i peli. Vabbè, non ti preoccupare, ma dimmi. Devo farti vedere una cosa in cucina? Ti va di venire con me? In cucina? Sì. Dopo, ora sto finendo un livello. No, adesso vieni con me, vieni. No, ma dove è il livello? Dai, per la tua amichetta Lisa. Va bene Lisa, solo perché me lo chiedi tu. Tu sei una delle migliori amiche che io conosca. Di conseguenza verrò in cucina. Il piano sta funzionando. Speriamo che Robby venga subito. Ma cosa devi farmi vedere? Presto, vieni! Ma quanta fretta! Che bei capelli! Sarebbe proprio un peccato se qualcuno te li rovinasse. Lisa! Fermi tutti! Ma che sta succedendo qui? Lisa, ti è caduta dell'acqua in testa a Dani! Non ci posso credere! Mi hai rovesciato tutta l'acqua nei capelli! Robby, hai visto tutto? Hai visto quello che ha fatto la bulla? Ma forse non l'ha fatto apposta! Dani, calmati, dai! È inaccettabile, io non ti voglio più dentro casa mia. Robby, digli qualcosa, io non l'ho fatto apposta, davvero. Ma forse non l'ho fatto apposta, dai Dani. Sì che l'ha fatto apposta. Scusala, non è un po' irascibile. Non ne potevo più e adesso basta con questa bulla. Ma dai Dani, non fare così, sarà inciampata e forse le è caduta un po' di acqua sui tuoi capelli. Dai, vola a rientrare, è nostra amica. Se tanto vuoi parlare con una Lisa, eccola, parla pure con quella. Oh, è vero! Allora Lisa, devi scusare Dani, perché le donne ci tengono tanto ai capelli. Se le hai rovesciato un po' di acqua in testa, sicuramente Robby se l'è presa troppo. Non solo Lisa! Lo vuoi capire o no? Eh?